Il demone scimmia! Per risollevarmi un attimo d'animo. Demone, che vuoi, demone? Potrebbe essere l'ultima volta che lo sentiamo, e non per colpa nostra, tra le altre cose. No, ma magari in privato ci sentiremo comunque. Ma io magari volevo anche intervenire no. Sui vaccini. Che ti è successo, no. Demone? Dai, che ti è successo, demone? Non ho capito. No, ma ho perquisito la casa della finanza, ma volevo intervenire sui vaccini. È venuta la finanza a cercare la droga a casa tua? Sì, col cane Buddy, perché ho preso un grammo di Herbalife dell'Olanda. E beh, non hanno trovato un cazzo? Hanno trovato crack, no, cosa? No, no, era un periodo che non fumavo crack, ma c'avevo qualche trip, ma sigillato, il cane non l'ha sentito. Il cane non l'ha sentito, hai fottuto il cane della finanza, sì. Questo è il punto fondamentale. Sì, esatto. Bene, no, diciamolo pure apertamente, diciamolo urbi e torbi. Ma come l'avevi sigillato? Il vero mostro qua è Parenzo, no, era sigillato perché sono laboratori legali. Il vero mostro qua è Parenzo, il vaccino killer, fatevelo voi, io non me lo farò mai. Il vaccino killer io non lo voglio fare. Cioè ti fai di qualsiasi cosa, oggettivamente. Ti sei fatto di qualsiasi roba, credo forse solo l'eroina non te la sei fatta nel tuo corpo, no, ma l'eroina forse... l'ho fumata, l'ho ecco, fumata. Hai fumato anche l'eroina, Dio ti fulmini e hai il problema di farti il vaccino. Dai, su. Sì, ho il problema di farmi il vaccino perché il vaccino è qualcosa che va oltre la droga. Come va oltre la droga? Io posso capire. Posso capire una persona sana, però posso capire una persona sana, demone. Una persona sana la posso capire, ma uno che si è fumato l'eroina, si è fatto il crack. Non me ne importa un cazzo se mi sono fatto qualcosa, di questo me ne sbatte un cazzo, hai capito? Ti volevo dire che questo vaccino l'hanno creato nei laboratori. Ma quello è sicuro, più segreti, più segreti. Il vaccino, sì, il vaccino. Il vaccino, l'hanno creato nei laboratori. Sì, questo certo. A quanto dicono alcuni ci sono i nanorobot dentro. Anche se non ci fossero i nanorobot dentro di Alberto Camerini, se non ricordo male. Allora è pericoloso. È pericoloso. Farsi la roba che viaggia nel culo di un nigeriano non è pericoloso. No, viaggia nei bancali, nelle navi. Figurati. E i nigeriani che cagano mezzo chilo di cocaina alla volta, cosa fanno? La dichiarazione del demone scimmia è: io il vaccino killer non me lo faccio, giusto? La dichiarazione. Sì, non lo voglio cioè fare, meglio, la coca, meglio la coca, sì, meglio il crack, meglio l'LSD del vaccino. Freebase, si chiama Freebase, non crack. Ciao, demone.